il film che ha prodotto, costruito e realizzato attorno a questo poeta. Vorrei accoglierla con un applauso caloroso perché... Da tanto tempo dedica la sua attenzione sia come docente universitario alla Sapienza di Roma insegnando letteratura italiana, sia scrivendo libri attorno allo scrivere, al fare poetico, ma soprattutto con questi lavori che hanno resi pubblici l'esperienza di uomini del nostro tempo, del Novecento, che hanno testimoniato la loro percezione, la loro ricerca nella vita attraverso la poesia. Gabriella Sicca, infatti, insieme al regista Vercelloni, ha realizzato filmati che anche qui al meeting abbiamo visto, che sono anche nelle librerie oggi, su Ungaretti, bellissimo, su Pierpaolo Pasolini, su Montale, e oggi abbiamo l'occasione di vedere un filmato che è sostanzialmente un'anteprima, perché non è ancora pubblicato nel circuito librario o delle home video. Questo titolo, Un poeta a caccia di Dio, ci indica due aspetti. Uno, la figura del poeta che in questo tempo, sia del Novecento ma anche di questi nostri primi anni del nuovo secolo, testimonia ancora l'esistenza di qualcuno che di mestiere fa colui che cerca la vita, colui che cerca di dire, di raccontare l'esperienza di tutti. Non tutti i tentativi dei poeti sono così alti e veri come quelli di Caproni, che ormai è iscritto tra i tre grandi del nostro tempo, cioè dopo Ungaretti e gli altri, quelli che hanno lavorato fino agli anni 70-80, cioè Bertolucci, Luzzi e Caproni. Bene, la sua testimonianza invece è grande, è di quel genere di uomini come Giorgio Gaber, che alcuni di noi, anche io personalmente, abbiamo avuto occasione di conoscere, che a un certo punto hanno detto: io canto, io racconto con le canzoni quello che vedo. Di mestiere che cosa fai? Il poeta. Ecco, è un'anomalia, è una cosa strana, eppure appartiene a quella categoria di un fare che c'è sempre stata in tutte le società, da quelle antiche, soprattutto poi in quelle cristiane. Pensiamo a Dante. E proprio da Dante Caproni trae il titolo di uno dei numerosi libri, delle sue numerose raccolte, che si intitola Il seme del piangere. Caproni è un poeta che è a caccia di Dio, ma come un continuo pianto, come una continua rincorrere qualcosa che non trova, qualcosa che non riesce a carpire, non riesce a trovare. Qualcuno ha detto che Caproni è un ateo, iscritto in una categoria di penombra lontana dalla religiosità. Invece la ricerca, questo andare a caccia, come dice il Franco Cacciatore, un altro libro suo, testimonia proprio questa sua ansia. Pensate che l'ultima sua opera si chiama Res Amissa, cioè la cosa nascosta, la cosa non più reperita. Ecco, lui è alla ricerca consapevole di qualcosa che non riesce più a trovare, ma continua a cercarlo. La grazia si è nascosta, come se l'aver lasciata in un posto in cui non trovi più qualcosa che sapevi di avere. E ci si ricollega, ultimo collegamento che voglio proporvi, a Leopardi, del quale Giorgio Caproni dice, rispondendo appunto a queste categorie che chiudono il cammino delle persone o le parole che hanno espresso per tutti noi in schemi già precostituiti di una ragione intesa come un limite, come una misura, come qualcosa che ha a che fare solamente con la constatazione superficiale o profonda del niente del mondo, come se il mondo fosse niente. Di Leopardi dice: la parola pessimismo per lui è una parola equivoca, ma si usa anche per Leopardi. Ora, se invece c'è un poeta dove anche nelle negazioni più radicali afferma la vita, anzi è un datore di vita, io dico che è proprio Leopardi. La matrigna natura finisce con l'amarla, proprio attraverso Leopardi. Quindi più che di pessimismo direi
che è una poesia senza illusione, quella di Leopardi, cioè una poesia ad occhi aperti che non si culla. Cerca nella durezza di questo esistente il suo significato. Diamo la parola a Gabriella Siga perché ci introduca all'incontro con questa figura che forse per alcuni è un nome e qualche parola già nota, per molti no, ma che attraverso poi le immagini diventerà, credo, cara come quelle persone che si incontrano e di cui si capisce che il destino è qualcosa di desiderato e di ricercato e perciò ci si accompagna a loro. Grazie. Buonasera, io ringrazio Camillo Fornasieri per le sue belle parole, gli organizzatori del meeting che molto generosamente per la quarta volta mi hanno invitato ad essere qui con voi, e ringrazio anche gli innumerevoli fans che ormai trovo qui sparsi in vari luoghi che hanno amato questi video che io ho fatto vedere un po' dappertutto. Spero poi che amino anche i libri, le poesie, ma quello insomma verrà un po' per volta che io ho fatto. Mi diceva adesso una signora, una docente, che loro hanno sempre apprezzato molto i video, voi, il pubblico del meeting. Io devo dire che il pubblico del meeting è stato il più caloroso, anche se 3 di questi video sono stati pubblicati anche da Einaudi, quindi non si può desiderare di più ovviamente, però ho sempre notato in certi luoghi così un qualche scetticismo, come dire, sono divulgativi, sono così, va bene, cioè un certo deprezzamento che invece ho visto qui tra voi non ne ho mai trovati neanche un po'. E mi diceva una battuta poco fa, ma noi vogliamo imparare, e questo mi sembra molto bello, perché non è che io lì voglia insegnare qualcosa, perché non ci sono proprio nei video, è proprio un servizio che io ho cercato di rendere alla poesia. Se poi c'è qualcosa di mio è molto tra le righe, molto tra le immagini, molto nascosto. Però appunto questo veramente è la vostra generosità e io di questo vi ringrazio. Ecco, poi il tema, dunque, di quest'anno, una parola sul tema, così anche come parlavo poco fa con Camillo, che sembra più difficile degli altri, anche perché questa domanda, c'è un uomo che sembra che è di Dio, diceva Camillo, perché davvero tra gli uomini sembrerebbe una cosa di stupore, c'è un uomo, cioè, ma c'è un uomo, sembra che dica che vuole la felicità, ma è possibile che ci sia, perché nel vivere dei nostri tempi non sembra che ci sia questo desiderio di felicità e di tendere al bene, no? Non c'è nella vita del mondo, nel mondo globalizzato, e non c'è neanche nel mondo che sembrerebbe più ristretto, ma per me non lo è, della poesia, della letteratura. Sembrerebbe che anche lì, per avere effetto, per arrivare al mercato, al pubblico, bisogna essere infelici, sofferenti, dare dei pugni allo stomaco in senso emotivo, no? Se no non si ha... sembrerebbe che la poesia non ha senso, una poesia che tenda alla felicità sembrerebbe tediosa, fuori del tempo, no? Qualcuno proprio anche a proposito delle mie poesie, se permettete, parlavano di scandalo della felicità, perché davvero oggi tendere alla felicità è uno scandalo, e tendere all'armonia. Cabroni usava una rima molto bella, tendere all'armonia è una mania, più o meno, insomma, per me, o almeno lo rifaccio su di me, questo tendere all'armonia, che è una mania e che è un modo per tendere a qualcos'altro, no? Perché infatti anche lì nel titolo vuole, desidera significa desidera proprio essere staccato dalle stelle, no? Guardare le stelle, desidera già
già c'è questo tendere a qualcos'altro, a guardare il cielo, no? Non a guardare la terra, ma per riportare il cielo alla terra, naturalmente, almeno per questi giorni che abbiamo da vivere qui. Ecco, questo per dire che una poetica della felicità non posso che veramente mi trovo sempre in grande sintonia con i temi del meeting, anche se il mio percorso di studio, di lavoro, la mia formazione viene da altri luoghi, sembrerebbe diversa, ma veramente io mi trovo sempre in grande sintonia. E la felicità dei poeti, cioè qui Camillo ha citato il poeta più infelice che è Leopardi, no? E delle frasi che Cabroni ha detto, appunto riportate dal video, di Leopardi, perché indubbiamente Leopardi è il poeta pessimista per antonomasia, era davvero negativo, era davvero sull'orlo del nulla Leopardi. E in qualche modo Cabroni, che riprende la linea di Leopardi attraverso Montale, attraverso la poesia riarza della Liguria, no? Gli ossi montaliani asciutti, la poesia asciutta, Cabroni è un discepolo di Leopardi. Però come Leopardi, io ne ho scritto una cosa in cui parlo di Leopardi, poeta della gioia appunto, che dalla negatività, da un luogo di nichilistico, di non credere a nulla, racconta, perché questa poi è la grandezza della poesia, anche nell'uomo più pessimistico diventa una poesia di gioia. Anche la poesia su Silvia, che è una ragazza morta, diventa una poesia di gioia. Così anche in Cabroni, che è un poeta, qui veniamo appunto più vicino al video, forse voi conoscete, si conosce meno di Montale, Ungaretti, però ormai Cabroni e Penna, diciamo Sandro Penna, sono i poeti che ormai sono quasi dei miti, dei cult, come si dice, della poesia dopo Montale e Ungaretti appunto, anche se non so quanto siano arrivati ancora Cabroni nella scuola, questo sarei curiosa di saperlo, ma insomma, diciamo che Cabroni è un poeta, qui è presentato nel video, dura 47 minuti, ed è un poeta forse, come dicevo anche prima, meno affascinante come impressione di Ungaretti, meno sarcastico di Montale, meno singolare di Penna. Perché lui è molto asciutto, molto ligure anche in qualche modo, anche se lui era di Livorno. C'è questo passaggio appunto nel video delle sue tre città che sono Livorno, Genova e Roma. E, però questa asciuttezza che nelle prove estreme diventa proprio simbolica di un certo tipo di poesia. Io non voglio tediarvi molto, ma posso dire che di Cabroni io personalmente amo in modo strepitoso le poesie del seme del piangere. Io credo che siano davvero le poesie più belle del Novecento, quelle su Annina, la madre. È un grande poeta, a mio parere, perché lì è fine e popolare, come lui dice di Annina. Cioè Cabroni è un poeta fine, molto colto ovviamente, e popolare, cioè che parla a tutti, semplice. E l'invenzione di Annina, che è la madre morta, che lui va a riacciuffare negli inferi, la riporta in vita e diventa una ragazza, la ragazza che lui non aveva conosciuto, perché era, la ricorda, la immagina com'era prima che lui nascesse, ecco, questo credo che siano tra le invenzioni più strepitose del Novecento. E nell'ultima parte della vita lui ha parlato invece i suoi libri, il Franco Cacciatore e il Cavaliere di Queviller, del tema della caccia, appunto da qui la conferenza, il tema di oggi e questo articolo che è uscito mio sull'Avvenire Domenica, Cabroni a caccia di Dio. Che è un Cabroni che è stato molto discusso, indubbiamente come diceva Pascal, se si cerca Dio
si è già trovato, e probabilmente questo è l'ultimo Caproni che gioca, a volte gioca un po' anche con le rime, la rima diventa la mira, è talmente bravo nel suo lavoro professionistico, della sua professionalità, il mestiere che ha con la rima, le parole, ci gioca, le fa saltare, ci fa quello che vuole, perché è davvero strepitoso. È un grande musicista in versi, perché lui era un musicista, però dietro questo c'è appunto questa ricerca di Dio in un momento, negli anni Ottanta, in cui comunque il mondo contemporaneo è arrivato un po' allo stremo, alle estreme propaggini, no? Nel considerarsi emancipata da ogni Dio, nel considerarsi libera, come se si fosse libera a non avere un Dio nella propria vita, cioè il bene, la felicità come mira, appunto, come dice Caproni. Grazie. Thank you.
Avevano il braccio bianco nel pupillo nero, con ventre di nero.
Psicologici, espressione, come musica, sembra una metafora del
Yeah.
di
Mi
Ringraziamo Gabriella Siga di questo bellissimo lavoro di cucitura di tutti questi pezzi che ci hanno testimoniato la vita e il lavoro di Caproni. Vorrei in conclusione solo trarre qualche parola di quelle ascoltate, perché le parole non sono una mistificazione, restano e dicono. Mi ha colpito questa immagine dell'uomo che si rinchiuderebbe in se stesso, notando che tutto è stato bruciato, tutto, la casa, il ponte, le cose, le persone, i ricordi, tutto bruciato, hanno bruciato tutto. Ed è come uno che si ritrae, rimane però quella ferita della madre. Io penso che in lui, penso che il Dio biblico si possa oggi solo stimare, pensare, amare come un'immagine. Il Dio evangelico, cioè Cristo, si può solo incontrare. Nella poesia di Caproni, come avete visto in Res Ammissa, qualcuno è venuto a cercarmi, sono sicuro, ma non ho più la traccia. E infatti è pieno di puntini, e i puntini sono delle parole. Ecco, questa apertura come un soffio ci riporta forse a quella frase di Leopardi che dice: natura umana, se frale in tutto e polve sei, perché tant'alto senti? Questa credo che sia il cuore che Gabriella Sicca sa cogliere in Caproni e cogliere anche in tutte le altre cose. Io credo che un punto di vista oggettivo e anche nel merito dello studio di una figura, della letteratura, nella storia, non possa che partire da un punto di vista grande, cioè da vedere come uno si rapporta con il significato intero, e allora si scoprono anche le virgole e i puntini. No, grazie Camillo, grazie a voi, rivedendolo, perché devo dire che non so come, ogni volta che le rivedo io stessa ci sono sempre nuovi significati, oppure in questi giorni venendo qui ho riletto Caproni e si rivedono sempre nuovi significati. Però devo dire così, lo dico a me stessa, a voi, sono contenta che sia venuto qui Caproni, perché Caproni è molto considerato, ormai è stimato, però è visto come un poeta ateo, e io credo che sia davvero una bestemmia vederlo come poeta ateo. È parte dal poco, Calvino diceva che lui parla di poco, Caproni, ma è appunto dal poco per vedere qualcos'altro, tutto infatti è bruciato, dice, è vero, questa poesia secca, addirittura alla fine sentite, dice, una poesia nominale, fatta di una sola parola, le parole si riducono, diventa lo spazio è bianco, e però da qui c'è qualcos'altro. Io credo che oggi qualcosa abbiamo aggiunto a Caproni, non che l'abbiamo aggiunto noi, lui ce l'aveva, ma ha una lettura di Caproni diversa. Quindi vi ringrazio ancora una volta, vi volevo solo dire, se qualcuno mi vuole scrivere o parlare, trova la mia email nel mio sito www.gabriellasica.com, perché a volte ho visto occasione, mi parlano, mi invitano, e vi ringrazio ancora una volta. Grazie.